titolo straniero per un film tutto italiano. Sto parlando del film Welcome Venice, visto a Pisa domenica 12 settembre alla multisala Odeon alle ore 20 con 14 spettatori presenti. Il film dura 1 ora e 45 ed è proiettato senza interruzione in modalità widescreen, di genere drammatico cui do il giudizio di molto bello. Tre fratelli, dopo la morte del maggiore, si riuniscono nella loro casa, che per motivi economici dovranno vendere o trasformare in una specie di bed and breakfast per stranieri. Ma non tutti sono d'accordo e ne nascerà una disputa. E qui, in pratica, si incentra la trama di una location quasi vuota in questo difficile periodo, ma che ricerca le origini della cultura veneziana in tutte le sue forme, anche in quell'humor tipico degli abitanti della laguna. La location è sempre quella che è, ed alcuni dialoghi in dialetto veneto stretto sono stati sottotitolati per aiutare lo spettatore a capire meglio questo film scorrevole, anche senza colonna sonora e leggermente impegnativo, e che potrebbe segnare la nascita di un nuovo filone neorealista. Paolo Piedemont, il protagonista del film, conosciuto dal pubblico nel ruolo di Da Silva nella serie TV Squadra Antimafia, appunto protagonista del film, e nella sua piena maturità artistica. Una trama buona, una location ottima, un'interpretazione attori, una regia molto buona, un montaggio sequenze buoni, una colonna sonora assente, effetti speciali senza valutazione perché non ce ne sono e un doppiaggio senza valutazione perché il film è in italiano, fanno sì che questo film si può vedere tranquillamente. Bene amici, è tutto. Hashtag andiamo al cinema.